Nuovo studio fresco dell'estate, uscito ad agosto su International Journal Sports Medicine, ci dice qualcosa di veramente molto interessante, perché è uno di quei dibattiti, devo dire, che le persone fanno frequentemente. Quindi io vado a fare fondo lento, camminata lenta, nuoto lento, pedalata lenta, cioè lo faccio anche per molto tempo, ne avrò dei benefici a livello cardiaco? Ecco, questo studio fatto da questa università svedese, poi uscito su International Journal of Sports Medicine, che comunque è una rivista molto accreditata, ci dice che gli adattamenti nel ventricolo sinistro per quanto riguarda un allenamento di 12 settimane su persone che non facevano nessuna attività, quindi dicevo hanno iniziato in questo modo, forniscono due parametri importanti. Lo studio è abbastanza complesso, che poi vi consiglierò di leggere anche perché è gratuito. Effettivamente la parte che riguarda l'efficienza generale dell'organismo è assolutamente migliorata. Non ci sono però degli adattamenti per quanto riguarda il ventricolo sinistro. Cosa c'è in sostanza? Devo dire che molte volte quando si parla con gli atleti, quando gli si chiede perché stai facendo fondo lento, allora ti dicono tutta una serie di cose che riguardano magari le caratteristiche del miocardio e quindi per una maggiore efficacia, per aumentare la quantità di sangue ad ogni battito, per ridurre le pulsazioni a riposo, eccetera, eccetera, fino alla densità capillare e così via. Bene, devo dire che tutte queste cose che riguardano queste cose che magari sono un po' tramandate, non è che esistano nella verità. Quindi questo studio non fa altro che confermare questa cosa che era abbastanza evidente. In sostanza, se siete fermi a casa e non avete veramente nessuna attività, va benissimo prendere la bici, andare a correre anche piano per lungo tempo. Questo studio 12 settimane per 2-3 volte la settimana, quindi non è un grande impegno per un periodo di 45-50 minuti a giornata, e devo dire che l'efficienza generale ringrazierà. Per quanto riguarda gli adattamenti del miocardio, no, perché c'è bisogno di maggiore intensità e di maggiore volume. Però va bene come secondo passaggio, per cui in 12 settimane tutti i parametri sono migliorati in queste persone, che poi è un gruppo in questo caso di donne di 21-45 anni, e quindi assolutamente è da consigliare a chiunque fare attività, anche a bassi regimi, perché è molto meglio per la vita e per l'efficienza generale. Poi chiaro che se siamo degli atleti e magari con questo tipo di lavoro crediamo, pensiamo, vogliamo ottenere degli adattamenti, non è più la soluzione giusta, perché le evidenze scientifiche ci dicono che, ahimè, se fossimo poco allenati questo andrebbe bene, ma siccome siamo allenati, siamo degli atleti, per noi questo non fa più nessun adattamento specifico. Quindi anche ad agosto facciamo qualcosa, magari prima mattina o tarda serata, e non rimaniamo a guardare la televisione. Grazie, ciao, e se vuoi condividi.